Siamo qui con Hüsam Ferkiki, classe 96, al terzo gol stagionale. Oggi Hüsam, il gol appunto dell'1-1 che ha permesso di riprendere il Cagliari. Rivediamo assieme ai nostri telespettatori come è stato il gol. Sì, è stata una palla recuperata a metà campo, transizione offensiva di Marco Djuric che mi ha premiato la mia sovrapposizione. Sono stato anche fortunato in un rimpallo, però è andata bene perché alla fine abbiamo concluso con un gol che ci ha permesso di affrontare il secondo tempo con più motivazione. Una dedica particolare per questo gol? Beh, la dedica principale la faccio alla mia ragazza che è sempre con me, ma anche alla mia famiglia che mi sostiene sempre, nonostante siano anche lontani. Hüsam, oggi è stata una partita difficile, avete dovuto stringere i denti, e però diciamo nella ripresa siete venuti fuori molto molto bene. Sì, sapevamo che giocavamo contro una squadra ben coesa, ben preparata, ben allenata, che ogni anno affronta il campionato per lottare per almeno le posizioni di vertice, però siamo stati bravi e compatti soprattutto ad affrontare bene la partita, non mollare nei momenti di difficoltà e approcciare col piglio giusto al secondo tempo. E hai fatto anche l'assist per il gol finale. Sì, beh, sono anche contento per Visinoni che se lo merita, perché è un ragazzo, oltre ad essere un uomo spogliatoio che tiene ben coeso il gruppo, è anche un ragazzo che non molla mai e se lo merita, sono contento anche per lui. L'ultima domanda, Hüsam, adesso l'importante è la continuità, perché sappiamo che è un campionato molto molto equilibrato, abbiamo visto anche oggi i risultati, quindi sarà importante già da domenica prossima a Tor Viscosa andare concentrati, resettare quello che abbiamo fatto di buono quest'oggi e essere pronti a una battaglia anche domenica prossima. Assolutamente, anche perché non ci dobbiamo cullare sugli allori, perché se soprattutto quest'anno che è un campionato molto equilibrato, al minimo errore ti puniscono ed è un attimo tornare giù nei bassi fondi, quindi noi dobbiamo continuare con questa mentalità, essere molto umili, coesi, compatti e affrontare ogni partita come oggi. Perfetto, grazie Hüsam, ti auguro buona settimana e buon rientro. Grazie mille. Siamo qui con Nicolò Visinoni, classe 95, primo gol stagionale con la maglia del Montecchio. Nicolò, riviviamo assieme ai nostri telespettatori, com'è stato il gol? È stato un gol, sono contento, è venuto fuori da un'azione mia e di Sam, è venuta bene, la palla è rimasta là, ho calciato in porta e per fortuna è andata dentro. Sono contento soprattutto anche della prestazione della squadra, che siamo un bel gruppo e quindi le soddisfazioni ce le stiamo togliendo pian pianino. I punti che abbiamo in classifica sono giusti, forse dovremmo avere anche qualcosa in più, però ci lavoreremo insomma. Sei entrato col piglio giusto, hai dato una mano alla squadra, hai lottato su tutti i palloni, hai fatto il gol. Comunque oggi ho visto un Montecchio con la fame, con la voglia di vincere e che ha messo in campo, come hai detto te, tutta la voglia e la determinazione. Sì, siamo un bel gruppo, non c'è niente da dire, secondo me si vede anche soprattutto fuori dal campo, quando giochiamo a bisca insieme, quando stiamo insieme soprattutto fuori, e quindi quell'anima di stare insieme, volerci bene, dare tutto per il compagno si vede anche dalla panchina, cerchiamo sempre di spronare anche chi gioca, chi non gioca cerca di spronare chi gioca, e quindi è andata bene insomma, dai, sono contento. L'ultima domanda, adesso sarà importante resettare i due risultati utili consecutivi, andare a Tor Viscosa in un altro scontro diretto di fondamentale importanza. Vabbè, certo, bisogna sempre resettare, da martedì inizieremo a lavorare per fare il meglio possibile per domenica e niente, lavoriamo sempre al massimo tutti e niente, dai, speriamo bene. Una dedica particolare? Sì, alla mia ragazza che mi sta sempre dietro, quindi grazie a lei. Bene, grazie Nicolò. Grazie. Siamo qui con Mario Vitadello al termine del match vinto dal Montecchio 3-1. Che dire Mario? Una vittoria importante che dà seguito alla vittoria di domenica scorsa a Villafranca. Un Montecchio appunto che si è comportato bene e che penso che abbia dato tutto quello che aveva. Sì, sapevamo che giocavamo contro una grande squadra, molto abile nel palleggio e con delle individualità anche importanti. E di conseguenza sapevamo anche che dovevamo cercare di limitare al massimo gli errori e soprattutto dare il massimo di quello che avevamo nelle nostre qualità.
E così è stato, quindi diciamo che loro hanno fatto un ottimo primo tempo in cui ci hanno messo difficoltà sul piano del palleggio. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa tatticamente, siamo andati a chiudere un attimino le giocate a fili ciotto e siamo stati in grado di gestire meglio la partita, insomma, ecco. Ecco, mister, allora, questo Caldiero appunto magari superiore sul piano del gioco, però appunto Montecchio ha saputo resistere e piazzare i colpi giusti nei momenti giusti. Ma noi sapevamo quali erano le peculiarità e i punti di cedimento, di eventuali cedimento di questa squadra. Siamo riusciti a sfruttarle al meglio, insomma. La partita l'avevamo organizzata così, senza andare ad esporci troppo a contropiedi avversari, cosa che invece loro hanno subito da parte nostra. E io credo che anche nel primo tempo fossimo stati un pochino più lucidi in fase di ripartenza, forse qualcosina meglio avremmo potuto fare. Poi del resto, se andiamo a contare le occasioni, credo che a livello di occasioni abbiamo sicuramente meritato la vittoria. Ripeto, sempre tenendo conto che abbiamo giocato contro una grande squadra, mi ha fatto veramente un'ottima impressione, soprattutto sul piano del palleggio. Ecco, ti chiedo ancora, il gol del pareggio arrivato a fine primo tempo ha un po' rasserenato gli animi e vi ha predisposto per... Diciamo che ci ha dato quella sicurezza necessaria per affrontare il secondo tempo col piglio giusto, modificando qualcosa a livello tattico e riuscendo ad ottenere un pochino di più equilibrio in campo. Per essere più propositivi, anche quando riuscivamo a ripartire, avevamo praticamente un uomo in più in mezzo al campo che riusciva a darci, come è successo in occasione anche dell'ultimo gol, che riusciva a darci qualcosa in più, insomma, ecco. Per il resto credo che la partita sia stata interpretata con la mentalità giusta, quella che dovremmo usare tutte le domeniche, e che se riusciremo a mantenere questi ritmi, magari anche migliorandoli, perché chiaramente dal punto di vista atletico qualche piccola carenza ce l'abbiamo e cercheremo di rimediarla con la sosta di dicembre, perché ovviamente ci sono dei giocatori che non hanno partecipato a tutta la preparazione, quindi qualcosa concediamo sul piano fisico e quindi cercheremo di rimediare anche sotto a questo aspetto e per ripartire in maniera importante dopo la sosta. Per il resto devo ringraziare la mia cugina che ormai è diventata una mascotte obbligatoria. E poi ovviamente devo far presente una cosa, che senza l'aiuto importante dei miei collaboratori, Leder, Lazzarini e Vecchiato, forse non riusciremo a lavorare come stiamo lavorando a 360 gradi in questa maniera, e sicuramente devo anche a loro i risultati che stiamo ottenendo.